Perfetto, grazie mille. Filippo Zornio e Tommaso Sergi. Allora, buongiorno a tutti, noi siamo appunto Filippo e Tommaso. Siamo due ragazzi, abbiamo studiato a Torino, entrambi al Politecnico di Torino. Ci siamo laureati alla triennale di design, Filippo con la specializzazione in prodotto e io con la specializzazione in grafica. E poi Filippo ha conseguito un master in interior, exhibit e retail, che diciamo è stato il gancio che ha portato lui dentro a lavorare per l'architettura e di conseguenza ha trascinato me in questa avventura. Filippo appunto ha iniziato a lavorare 2 anni fa, giusto? Presso questo studio del torinese, che è lo studio Boffo Petrone & Partners di Gruppo Building. In breve è appunto uno studio di architettura, si occupano di residenziale e Filippo appunto è entrato come progettista in primissima battuta per poi diventare diciamo il referente della parte di visualizzazione architettonica. Il 3D prima del nostro ingresso era gestito in maniera completamente esterna, quindi si affidavano ad altre agenzie, e con l'ingresso di Filippo e successivamente con Filippo che mi ha trascinato in questa avventura abbiamo spostato appunto tutto la pipeline di lavoro, appunto, citando un termine già utilizzato, all'interno dello studio. Come ha anticipato prima, diciamo, Francesco in maniera abbastanza, diciamo, precisa, Blender non fa parte, diciamo, di quelli che vengono considerati software standard di industria per l'architettura. Nel mondo dell'architettura, appunto, i programmi utilizzati spaziano a seconda di qual è la fase in cui ci si deve inserire e si spazia da software che vengono chiamati di studio 3D, come possono essere 3DS, Cinema, software per il BIM, appunto, che possono essere Revit, Archicad, motori di render statici e motori di render per l'animazione. E a questo punto una delle domande che può sorgere spontanea è: perché Blender? Cioè, se gli standard di industria sono totalmente altri, perché Blender? E soprattutto, cosa può fare Blender? Quali spazi appunto può occupare in quella pipeline di lavoro standardizzata? Beh, diciamo che Blender, come sapete tutti bene o male, si può sovrapporre in questa fase, cioè in varie fasi del lavoro, dalla modellazione al texturing, all'animazione, quindi al render sia statico che render di animazioni. Diciamo che Cycles probabilmente è più indicato per i render statici, mentre Eevee per una questione anche di tempistiche per le animazioni, e anche una parte appunto legata al compositing. I vantaggi di Blender diciamo che li conoscete tutti, a parte un grandissimo ringraziamento a quest'uomo che è il motivo per cui siamo seduti qua oggi. E appunto i vantaggi di Blender li conoscete tutti quanti, sono anche cose che sono già state citate: il fatto che sia gratis e open source, e il fatto che ci sia una community vivissima che, come citato prima, ha dato la possibilità, diciamo, ad ognuno di personalizzare la propria esperienza di utilizzo del software di Blender in maniera molto verticale sulle proprie esigenze, tramite add-on, tramite appunto quello che è il lavoro della community. A questo punto, appunto, qual è la nostra pipeline di lavoro? Come lavoriamo all'interno dello studio? Beh, diciamo che noi all'interno dello studio ci rapportiamo con un team di architetti abbastanza corposo, diciamo. Io e Filippo ci occupiamo della parte appunto di visualizzazione architettonica e all'interno della nostra pipeline di lavoro appunto noi riceviamo dei file o 3D o 2D dalla parte di progettazione architettonica, andiamo a svolgere diciamo la nostra parte di lavoro all'interno di Blender, appoggiandoci per la ricerca di asset a siti, database, eccetera, sia per mobili che per piante, eccetera. Poi tanti di questi marketplace probabilmente li conoscete tutti, fino ad arrivare ad un punto di output, diciamo, dove a seconda del risultato del prodotto che si vuole ottenere, che sia un render o che siano sono state fatte anche delle prove all'interno dello studio di utilizzo di programmi di game engine, come sono
Unity e Unreal per creare dei modelli navigabili piuttosto che delle esperienze molto basiche di realtà aumentata, appunto si arriva alla fase finale del nostro lavoro. Appunto, noi riceviamo dal comparto di progettazione quelli che sono dei modelli 3D, delle piante di AutoCAD, dei prospetti, delle sezioni, insomma tutto quello che è il lavoro tecnico degli architetti. Adesso non voglio neanche sovrappormi, siete in tantissimi architetti, nessuno dei due è architetto, quindi anche prima ce lo dicevamo, abbiamo detto cazzarola, qua rischiamo di essere in un campo minato che appena diciamo qualcosa qualcuno si alza e dice no, guarda che stai sbagliando. Però appunto, diciamo, questa è la fase in cui ci interfacciamo tecnicamente proprio con il comparto di progettazione. Poi, una volta, diciamo, raccolti quelli che sono appunto i file che ci arrivano dal reparto tecnico di progettazione, noi iniziamo a comporre le scene attraverso l'utilizzo di asset, che possono essere arredi interni piuttosto che arredi esterni, materiali, vegetazione, eccetera. Diciamo che anche i nomi citati credo siano di conoscenza comune a tutti quanti, per poi arrivare ad una fase finale del lavoro dove, nel caso di render statici, appunto facciamo un'ultima fase di post-produzione tramite Photoshop o tramite DaVinci, Premiere, After Effects, a seconda del tipo di video che si vuole ottenere, nel caso fosse un'animazione, appunto. Poi abbiamo fatto qualche esperimento legato appunto a software di Game Engine, come si può vedere nello screen lì in basso, quello lì è un modello di uno dei progetti a cui abbiamo lavorato, che abbiamo reso completamente navigabile tramite appunto un sistema di navigazione, diciamo, simile videogioco, terza persona, prima persona. In realtà è se qualcuno di voi conosce Unreal sa che quello è, diciamo, lo schema base con cui si parte, se si parte appunto con un progetto che vuole arrivare ad un output di gioco. Però appunto, quando abbiamo iniziato a preparare questa presentazione, quando ci chiedevamo un po' dov'è che saremmo potuti andare a parare, per non voler fare una cosa estremamente autoreferenziale, abbiamo deciso di indicare quelli che nella nostra esperienza abbiamo identificato come quattro principi fondamentali per avere un buon render di visualizzazione architettonica. Lo dico in anticipo, poi sarà una cosa che ribadiremo anche alla fine, come qualsiasi regola, diciamo, è un buon uso conoscerla, saperla applicare, ma anche avere il coraggio a volte o la libera scelta di voler, per un motivo o per l'altro, spezzare quella regola per un motivo piuttosto che un altro. Il primissimo principio, diciamo, che abbiamo tirato fuori, l'abbiamo voluto intitolare disegnare le ombre. È un concetto appunto di riuscire a trovare il bilanciamento giusto con l'illuminazione e con appunto i giochi che si creano utilizzando le luci e proiettando le ombre. Nel tecnico, appunto, abbiamo tirato fuori dei suggerimenti, delle piccole chicche che possono sembrare banali, però tante volte, magari soprattutto quando ci si trova a gestire delle scene molto complesse con tanti elementi, magari si possono dimenticare. Ad esempio, uno, diciamo, degli insegnamenti proprio zero che si hanno nel 3D è quello appunto degli oggetti appoggiati e non compenetrati, per una questione di evitare che spariscano dei fili di ombra piuttosto che dei riflessi che naturalmente nel complesso poi di una scena finita vanno a migliorare o a peggiorare drasticamente il realismo. E tante volte magari si tende anche proprio a far cascare l'occhio su un errore che a guardarlo sembra abbastanza grossolano, come può essere quello per esempio della tenda nello screen di destra, che essendo completamente compenetrata con il puff appunto non genera nessun tipo di ombra. Il bevel, che credo che chiunque di voi appunto conosca e sa che nella realtà di tutti i giorni è matematicamente impossibile quasi avere uno spigolo vivo, e appunto andando ad utilizzare il bevel si riescono ad ottenere appunto dei risultati estremamente più realistici, e appunto si evita l'errore di, tra virgolette, di andare a creare qualcosa che nella realtà non può esistere. La gestione delle luci, che soprattutto quando ci troviamo a dover
produrre dei render per interni, ha diciamo delle sue regole, soprattutto magari legate alla tipologia di luce attraverso l'utilizzo del black body, quindi della temperatura appunto della luce. Diciamo che sono tutte informazioni che poi possono essere recuperate dal mondo reale, perché di solito qualsiasi apparecchio luminoso può avere appunto una sua curva fotometrica che poi può essere riprodotta dal file IS e appunto le sue specifiche tecniche. In ultima analisi, per chiudere questo primissimo capitolo, una delle funzioni di Blender su cui facciamo una forte leva durante la nostra pipeline di lavoro sono i light groups. Infatti, dopo l'introduzione dei light groups, noi ci siamo trovati a sperimentare una possibilità nuova, ovvero quella di partire dallo stesso render, come si vede in realtà in questo screen, partire dallo stesso render e poi in una fase di compositing riuscire ad andare a creare delle situazioni di luce completamente diverse. Naturalmente queste situazioni di luce, essendo gestite completamente in compositing, hanno dei problemi fisici, diciamo, nel senso che la vista, quella tutta sinistra che diciamo è il ritaglio della vista diurna, con quella tutta destra che vuole essere appunto la riproposizione della stessa vista però in notturno, le ombre sono proiettate nella stessa direzione. Chiunque sa che il sole gira e quindi, no, o meglio, ho detto una cazzata, siamo noi che giriamo, pardon. E queste sono le reminiscenze della poca attenzione durante il periodo. Però appunto le ombre poi saranno sempre proiettate nella stessa direzione, però appunto si riescono ad ottenere dei risultati estremamente accattivanti anche a livello visivo, e soprattutto si abbattono drasticamente i tempi di realizzazione, perché dallo stesso render appunto si riescono ad ottenere delle soluzioni diverse. Posso farti una domanda? Certamente. Siete riusciti a convincere così gli utilizzatori di Corona Render, che anche con Blender mi sono perso con i tasti? Allora, in realtà, perché io ci provo tutti i giorni. In realtà in questo momento noi viviamo in un ambiente abbastanza, diciamo, protetto, nel senso che lavoriamo dentro lo studio, siamo gli unici due che si occupano del 3D all'interno dello studio, e probabilmente anche per diciamo la qualità dei risultati che portiamo non ci viene posta la domanda, e non interfacciandoci con l'esterno, diciamo che non ci siamo ancora posti il problema, però credo che sia un po' uno scontro titanico. Che tanto prima, se qualcuno si viene a lamentare, è un cieco probabilmente, a prescindere. Perché purtroppo te lo chiedo, perché io nel mio studio purtroppo Corona è l'argomento principale. Posso? Con cui viene praticamente, chiudono la discussione a prescindere chi si occupa di... È solo questione di tempo. Sì, ma infatti all'inizio chiunque, a parte la domanda assurda che cos'è Blender, mi è stato proprio chiesto... Con l'insulto. Però sì, perché usi Blender, perché non usi i tuoi di studio con Corona o V-Ray, assolutamente. Quello sì. Sempre. Cioè, mi fai la classica domanda. Io gli dico guarda, e poi dimmi. Me la dico un po', poi magari avessi di Blender, però di quel posto. Comunque, il secondo punto l'abbiamo dedicato all'inquadratura, non inteso come le classiche regole compositive, sezione area, terzi, che le conosciamo tutti, ma un po' più specifici nell'architettonico. Questa è assolutamente la prima regola che ho imparato lavorando nell'architettonico, a cui gli architetti sono molto legati. Infatti io oggi so che se faccio un render senza la verticale dritta, da qualche parte nel mondo c'è un architetto che sta male. In realtà, al di là delle battute, è un comportamento che fa anche il nostro occhio, nel senso che noi abbiamo, nel mondo reale ci sono elementi come delle pareti, la classica parete che ci fa da esempio, che noi sappiamo essere dritta. E anche se il nostro occhio alcune verticali non le vede perfettamente dritte, il nostro cervello va a raddrizzarle. Quindi in realtà questo ha a che fare con la nostra visione. Poi è particolarmente visibile se noi abbiamo addirittura una scansione verticale vicino ai bordi, si vede molto questo effetto, tipo l'edificio che crolla. Abbiamo poi chiaramente nell'inquadratura da calcolare la focal length.
In questa, queste cose, lo stesso end proposto con un 28 mm e un 50 mm. Noi qua abbiamo deciso di utilizzare il 28 mm proprio per dare un po' più di carattere alla scena, mentre vedete che col 50 è un po' più piatto, letteralmente. Inoltre noterete che nel 28 mm non ci sono le verticali dritte, proprio per niente. Qua mi sa che non ho steso più di uno di architetto. Mentre nel 50 mm pure, se non ho, le verticali dritte non ci sono, ma in questo caso se noi avessimo scelto di usare il 50 mm sarebbe stato più corretto utilizzarle. Mentre nel 28 mm non usare le verticali dritte ci ha aiutato a dare questa prospettiva molto accentuata. La focal length diventa pericolosa negli interni, nel senso che, vabbè, premessa, la focal length è comunque legata alla posizione della camera, quindi mantenendo la camera costante, il risultato, cambiando, alzando o abbassando i millimetri, è un po' quello di uno zoom. Se noi invece abbiamo un soggetto che vogliamo mantenere costante nell'immagine, in questo caso il nostro tavolo, vedete che è sempre più o meno centrato nella stessa posizione nell'immagine, i millimetri vanno a giocare un ruolo molto importante, perché se noi ci abbassiamo molto allarghiamo il campo, ma allo stesso tempo abbiamo deformazioni molto rilevanti. Se noi invece ci alziamo con i millimetri, il campo è un po' più stretto e andiamo ad appiattire un po' la prospettiva. Infatti, adesso non so quanto lo apprezzerete, però guardare tipo qua, le sedie che sono da una parte all'altra del tavolo sembrano appiccicate. Ovviamente noi abbiamo un riferimento dal mondo naturale, quindi sappiamo più che quello lì è un tavolo e non ci saranno delle certe misure. Però bisogna fare sempre un po' attenzione, anche il concetto dell'ho una stanza piccola, metto una camera con un 15 mm per farla sembrare molto più grande, bisogna fare attenzione perché poi ci sono quelle più astrese che non capisci se sono di 8 metri o di 20 cm. Una cosa che poi abbiamo iniziato a fare è costruire le immagini per livelli di lettura, sia per scandire la profondità dell'immagine, si vede molto bene all'interno, che con gli oggetti tra il tavolino, il tappeto, il divano, abbiamo fatto appunto una sorta di livellazione dell'immagine che porta anche l'attenzione poi al nostro soggetto, che sono le poltrone in fondo. Lo stesso negli esterni, questa immagine è leggermente tagliata, però è molto utile utilizzare elementi di cui noi non ci rendiamo più conto perché sono effettivamente nel nostro quotidiano, ma lampioni, ringhiere, strada, marciapiedi, sono elementi che ci danno anche un senso di profondità dell'immagine e ci danno un po' di misure, di dimensioni. Un concetto molto simile, sempre di livellazione dell'immagine, è quello di mettere degli elementi in primo piano, si prestano benissimo piante, fiori, elementi di questo tipo, che a noi aiutano anche per un altro concetto, cioè rendere lo spettatore parte della scena, cioè noi qui non siamo solo in un punto etereo distante da queste scene, ma siamo qua sul terrazzino dall'altra parte della strada sotto un albero. Ovviamente è rilevante poi anche a che altezza poniamo le camere, negli esterni è abbastanza semplice, si resta su un'altezza uomo, quindi in media 1,60 m, 1,80 m, perché è un po' la visione che abbiamo normalmente guardandoci attorno. Negli interni invece cambia un pochino e la camera tende ad essere parecchio più bassa, infatti vi abbiamo messo alcune altezze standard di elementi interni. Il motivo per cui si faccia questa cosa in realtà non lo so, non ho mai trovato un trattato scientifico che spieghi il perché. Personalmente io credo che abbassando la camera mi dà un senso un po' più di relax, soprattutto quando si fanno interni domestici, comunque residenziali, è un buon concetto e mi dà sempre l'idea magari di essere lì seduto o sdraiato in questo appartamento. Ho sempre il fatto che gli appartamenti sono tutti 2,70 adesso, quindi l'altezza è un po' più bassa. Tenendo l'occhio il punto di vista più basso ti dà l'impressione che sia più alto. Nella realtà se vai in un appartamento di 2,70 è soffocante. Sofficiente nella testa. È una questione forse di commerciale, direi. Può essere. Beh, commerciale sicuramente. Lui lavora molto con la ceramica e il ceramista, se non vede 15.000 ettari di mattonelle, quindi o stai a livello del terreno o vai su 3 metri decenti di 16, perché ovviamente la fotografia muore per il momento, però lui vuole vedere mattonelle, quindi certo, uno certo. Dei grandi motivi in tanti cataloghi si vede è quello, sì. La moneta. Il mondo è reale imperfetto, questo lo sapete benissimo, penso tutti, che aggiungendo imperfezioni si aggiunge anche molto realismo, però è ovvio che
noi siamo un po' combattuti perché se ci arriva l'architetto vuole fare il suo progettino che deve essere tutto bello e lucidino, non possiamo presentare un progetto di troppo perfetto. Esatto. Quindi un po' l'escamotage, per esempio in questo esterno che lo usiamo spesso, è andare a rovinare, che poi in realtà sono effettivamente così, gli elementi che non fanno parte del progetto, quindi gli edifici limitrofi, l'ampione, andando a rovinare tutto il resto. È tutto sporco tranne il nostro progetto. Tenendo bellissimo lui, che deve essere assolutamente perfetto e luccicante. Negli interni si può fare un po' più di attenzione a tutti quegli elementi anche antiestetici, come possono essere le prese, interruttori, faretti, battiscopa, che effettivamente sono elementi che spesso ci si dimentica di metterli, ma che ci sono sempre, e se a noi non facciamo mai caso, ma adesso questa è una scena abbastanza complessa, però soprattutto se è una scena magari un po' più scarna di oggetti, di elementi, ti vanno a completare un pochino di più, soprattutto le pareti, che spesso dici sempre c'è una parete vuota, devo metterci un quadro, non per forza, basta mettere gli elementi che poi tanto ci saranno. Questo è un concetto molto legato un po' agli inizi, nel senso che io stesso quando ero all'inizio, quando ero insoddisfatto di un render che facevo, di un interno soprattutto, pensavo sempre che la colpa fosse che la scena era vuota, volevo sempre aggiungere oggetti e per farla sembrare più vissuta, più piena. Col tempo mi sono accorto che in realtà a volte proprio il vuoto, cioè se curato bene, può essere un grande pieno. Nel senso che anche sulle riviste di settore, soprattutto di prodotto, si vedono spesso immagini come quella, dove in realtà la scena è completamente vuota, non c'è assolutamente niente, sono due piani, ma curando magari la texture o, che ne so, qualche leggero dettaglio, come può essere la boiseria di queste pareti, si va in realtà a riempire la scena senza avere degli scompensi, comunque una scena bilanciata, e non ti disturba il fatto che non ci sia nulla. E poi, come ha accennato prima Tommaso, qua abbiamo ricordato una citazione: impara le regole come un professionista affinché tu possa infangere come un artista. Come avete visto anche in alcuni nostri render, noi è giusto imparare le regole del gioco per sapere come funziona e come muoversi, soprattutto all'inizio, ma poi proprio per andare a fare qualcosa di un po' più artistico o comunque con un po' più di carattere, è giusto anche infrangere queste regole che ti poni. E adesso se parte, cioè giusto? La vera domanda è, quindi alla fine era Mac che vi andava preso per far partire un video? Vediamo! ma mi sa che non parte, quindi se posso? Sì, sì, vai sotto impressione, ok, apri la cartella. Esatto. Ok. Ci sono semplicemente una carrellata di immagini che abbiamo prodotto per lo studio, e uso questi due minuti solo per ringraziare tutti voi, l'associazione, per quello che fate, per l'evento, anche perché per noi è la prima volta che saliamo sul palco, anche se non c'è il palco, è molto bello per noi parlare del nostro lavoro e della nostra passione, quindi grazie a tutti.